Джесс, который недавно прибыл в наш город. Grazie Presidente del Posto, grazie a tutti. In particolare sono grato per questo invito stasera qui. Porto effettivamente il saluto dell'ambasciatore Zanardinandi che per motivi istituzionali non potrà essere stasera qui con noi. Quando appunto a pochi giorni dalla mia assunzione qui mi fu presentato il progetto di cui parliamo stasera, devo dire sono rimasto, ero rimasto particolarmente colpito dall'originalità e dall'importanza di questo progetto. Il nome, appunto, solo il concetto di macchine teatrali, ecco, mi sembrava evocativo e toccare proprio un punto fondamentale dei possibili rapporti tra Italia e Russia, in particolare San Pietroburgo, cioè appunto il teatro, la cultura teatrale che da secoli ci unisce. Teatro, teatrale оборудование, cultura teatro, che unisce la nostra Russia già da decenni, mi è stato molto piacevole узнать об этой инициативе в Санкт-Петербурге. Chiunque visiti questa, la nostra città, io la chiamo nostra perché anch'io abito qui, ha come primo impatto l'impressione che appunto, ci sia una vita culturale, teatrale molto molto intensa che risale poi a delle radici storiche antichissime. Я этот город уже знаю своим, и я очень рад, что всем, кто посещает наш город, удается увидеть прекрасные объекты культурного наследия и то, что связывает нас действительно многие столетия. D'altro canto, ecco, l'Italia ha sicuramente la capacità, le eccellenze necessarie per contribuire alla vita di queste istituzioni culturali anche attraverso il mondo produttivo e delle aziende, come il caso di cui parliamo stasera. L'Italia è una страна, которая имеет все, чтобы помочь другим странам. Благодаря своему экономическому, культурному развитию и показателям. Un'altra cosa interessante della serata di stasera è appunto poter presentare una regione. Questo è un concetto forse che noi italiani enfatizziamo molto. L'Italia è fatta, ha nel suo DNA essere costituita da regioni, cioè da entità, ciascuna delle quali ha una sua personalità molto spiccata, un suo tessuto produttivo e può proporsi, diciamo così, all'esterno come appunto partner d'eccellenza. И сегодня для меня честь большая честь представить регион, потому что Италия вся состоит из регионов, и регионы составляют движущую силу Италии. Questo vale in particolare per alcune regioni italiane, quelle più, diciamo in italiano, virtuose, quelle più brave, diciamo così, a fare questo lavoro di internazionalizzazione, e tra queste regioni più brave sicuramente c'è il Friuli Venezia Giulia. Конечно, я говорю, что не о всех регионах, а только о тех, которые участвуют в интернационализации проектов, и среди этих регион Фриули-Венеция Джулия. Una regione tradizionalmente votata al contatto con le altre culture europee, in particolare con quelle dell'Europa dell'Est, come ricordava prima il Presidente. Регион Фриули-Венеция Джулия ориентирован на контакты с другими странами, потому что благодаря своему геополитическому положению, как упоминал господин Набоксов.